Questo programma è offerto da È stata una tragica domenica per gli appassionati del mare e dei suoi fondali. Sono due i sub che nel fine settimana hanno perso la vita in Sicilia in due diverse immersioni nelle acque di Siracusa e nel mare blu di Ustica. Vittima un giovane atleta e un istruttore di sub, persone quindi non sprovvedute, due sportivi amanti del mare, che in mare hanno trovato la morte, sebbene fossero ben consapevoli dei suoi pericoli. Luigi Assenza, 21 anni, ha perso la vita nelle prime ore del pomeriggio del 27, dopo una breve immersione nelle acque della vecchia tonnara di Santa Panagia a Siracusa. Assenza, mentre era in barca con i suoi familiari, avrebbe prestato soccorso ad un'imbarcazione vicina, ma a distanza di pochi minuti dall'immersione il corpo, già esamine del giovane, è ritornato a galla. L'altra vittima, l'istruttore 45enne di Ustica, Michele Talluto, durante un'immersione nelle acque dell'isola, sarebbe stato colto da un fatale malore durante l'immersione, lasciando senza parole tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano. 24 ore di fuoco senza sosta e tanta, tanta rabbia. Palermo si trasforma così in un vero e proprio girone infernale, complice il vento di scirocco che non dà tregua e mette i bastoni tra le ruote agli uomini dei vigili del fuoco che stanno combattendo da un giorno intero contro la forza impellente delle fiamme che salgono sempre di più, così come sale la paura e la rabbia dei tanti residenti delle zone periferiche della città che hanno dovuto abbandonare le loro case a causa di quel maledetto incendio che ha colpito decine di ettari di vegetazione e investito diverse abitazioni nella zona di Borgo Nuovo, San Martino, Poggio del Pineto e Via La Falconara. Più di 50 gli interventi compiuti dai pompieri che hanno agito con l'aiuto di due Canadair. Il tutto è partito dal Monte Cuccio, ormai devastato dalla morsa del fuoco. Adesso non rimane che rabbia per l'azione pazzoide dei piromani e la rabbia da parte di chi si è visto all'inferno. Non resta che contare i danni. Brucia anche la provincia, con Carini e Torretta protagoniste delle situazioni più critiche. Dunque, la fiducia viene posta nei forestali e nei vigili del fuoco, sperando che questa non sia l'inizio di un'altra estate calda qui in Sicilia. Un amore così grande che può portare alla morte. È questo ciò che è accaduto a Giovanni Plano, 17enne, originario di Partinico, ma residente a Giardinello, che è morto a causa della sua passione per la moto da cross. Il giovane si trovava nelle campagne tra Carini e Montelepre, nella zona di Bosco Santa Venera, a poca distanza dall'area attrezzata di Montagna Longa, dove purtroppo, a seguito di un incidente con la sua moto, ha perso tragicamente la vita. I carabinieri della compagnia di Carini hanno accertato che il giovane motociclista, a bordo della Honda 250, è finito contro un albero, morendo sul colpo. Inutili dunque i soccorsi del 118. Con lui c'erano altri due giovani a bordo di uno scooter, sono stati loro ad assistere alla tragedia. Oggi nella chiesa di Santa Rosalia a Montelepre si svolgeranno i funerali di Giovanni, gli amici commentano, quel tuo sorriso ci mancherà ogni giorno. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché
c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. O esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Nella giornata di sabato a Campofelice di Fitalia, i carabinieri hanno denunciato per assenteismo 7 dipendenti dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. Dopo mesi di controllo, i carabinieri sono riusciti ad accertare alcune incongruenze sui registri delle presenze. 7 dipendenti, infatti, in diverse occasioni, pur risultando presenti ed in servizio, si trovavano in realtà in altri luoghi rispetto a quello lavorativo, in alcuni casi anche fuori regione. L'indagine è scaturita da un normale accertamento stradale, nel corso del quale i militari hanno controllato uno dei dipendenti dell'istituto durante un posto di controllo sulla statale per Campofelice. Il controllo, effettuato in orario di lavoro, ha destato alcuni sospetti nei carabinieri che, conoscendo i dipendenti e gli orari di lavoro dell'istituto, hanno reputato inusuale che lo stesso si trovasse alla guida in quel luogo e in quell'orario. Da quel primo accertamento ne è scaturita una certosina verifica del registro delle presenze dell'ente negli ultimi anni e dei riscontri incrociati si è potuto verificare come 7 dipendenti, in date ed orari in cui risultavano presenti al lavoro, erano inequivocabilmente in luoghi diversi rispetto al luogo di lavoro. Da qui la denuncia a piede libero per falsa attestazione in servizio e truffa, visto che i dipendenti avrebbero percepito indebitamente lo stipendio per le giornate in questione. In caso di condanna, salvo patteggiamento o rito abbreviato, gli indagati rischiano fino a 5 anni di carcere, oltre alle sanzioni disciplinari previste che, in questo caso, possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa. Neanche il tempo di uscire dal carcere, che ecco che ne fa subito il ritorno. Questa è l'incredibile storia di Giuseppe Carbonaro, 58 anni. L'uomo è stato scarcerato sabato scorso e non ha perso tempo per commettere un altro reato, rubando l'auto, con tanto di palette lampeggiante, del rettore dell'Università di Palermo, Roberto La Galla. Il malvivente è stato intercettato dai carabinieri, che immediatamente hanno iniziato un inseguimento da film con Carbonaro. Inseguimento che però è terminato lungo via Messina Marine, all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla, dove il pregiudicato ha perso il controllo della Lancia Delta, rubata, schiantandosi contro 4 auto posteggiate. Rimasto ferito, Carbonaro è stato soccorso e condotto in ospedale. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per oltre 100 milioni di euro a carica della banca giapponese Nomura. Indagati per truffa Marcello Massinelli e Fulvio Reina, consulenti dell'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro e alcuni funzionari della banca. Gli inquirenti starebbero portando avanti un'inchiesta parallela per corruzione che riguarderebbero Cuffaro, che attualmente sta scontando una condanna per favoreggiamento aggravato alla mafia. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Attraverso un post sulla propria pagina di Facebook, il sindaco della città delle Ville si è espresso sulla tormentata questione dei rifiuti. Presto presenteremo quella che chiamo la rivoluzione di fine agosto, obiettivo bagheria rifiuti zero. La rivoluzione sarà attuata nel campo dei rifiuti. Chi viene a bagheria in questi giorni si accorge sicuramente della presenza ingombrante dei rifiuti per le strade, continua il sindaco 5. Stiamo lavorando sulla raccolta differenziata porta a porta e contiamo di dare una nuova immagine alla nostra città entro un mese. I cassonetti spariranno dalle strade e verrà effettuata la raccolta porta a porta. Agiremo anche sotto il profilo del decoro urbano e delle aree verdi di cui il nostro comune è in possesso. Le aiuole e il verde rappresentano l'etichetta di un paese e di una comunità. I bagheresi dovranno amare la propria città e la rispetteranno come casa propria. Dalla collaborazione tra la Polizia Municipale e la cittadinanza palermitana è nato un progetto che permette, con pochi tocchi, di fotografare e segnalare anonimatamente una discarica abusiva, un rifiuto pericoloso o un rifiuto e un danno all'arredo urbano. L'applicazione, realizzata dall'agenzia di comunicazione Altraforma, si fonda su tre azioni: clicca, scatta e segnala. Grazie alla petizione di Social Street Palermo, una rete di cittadini nata sui social network, ha raccolto quasi 2000 firme per chiedere che vengano multati gli incivili che abbandonano i rifiuti nelle piazze e nelle strade di Palermo. Chi abbandona i rifiuti ingombranti dovrà pagare fino a 619 euro di multa. Chi disperde sul suolo pubblico volantini e chi sporca con escrementi animali dovrà pagare una sanzione fino a 500 euro. Chi imbratta e rompe i contenitori pagherà multe fino a 620 euro. Questo programma è stato offerto da
saluto e un buon inizio di settimana da tutto lo staff di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 28 luglio 2014. Sembra non cessare mai l'alternanza tra bel tempo e piogge in questo scorcio finale del mese di luglio. Un nuovo peggioramento infatti attende le nostre regioni settentrionali, ancora una volta a causa di una perturbazione. Andrà meglio invece sul resto del territorio. Ecco il dettaglio. Al nord, progressivo aumento della copertura nuvolosa con maggiore soleggiamento tuttavia in mattinata, salvo qualche disturbo sui rilievi e sul Friuli Venezia Giulia, possibili piovaschi. Nel pomeriggio diffuso maltempo con rovesci e temporali via via più frequenti, anche intensi, tra Piemonte e Lombardia e in spostamento verso le pianure e le aree orientali, come in Veneto, dove i fenomeni colpiranno soprattutto sulla serata. Al centro tempo molto soleggiato ovunque fin da mattino, con parziale nuvolosità su tutti i settori, poche variazioni nel corso della giornata con lievi disturbi pomeridiani tra Marche, Abruzzo e Molise, cieli sempre pressoché sereni sulla Sardegna. Eccoci al sud, prosegue il bel tempo con sole prevalente, da segnalare solamente lievi addensamenti nel corso del pomeriggio sulle aree appenniniche e adriatiche. I venti soffieranno sempre con debole intensità quasi ovunque, principalmente da sud-est, specie sui bacini adriatici. Temperature: sarà più fresco al nord, in particolare durante il giorno e specialmente in presenza di fenomeni, valori stazionari in lieve aumento al centro e al sud. Cari amici, l'aggiornamento termina qui. Ancora instabile il tempo sull'Italia, con il settentrione nuovamente colpito da una perturbazione, ormai consuetudine in questo ultimo periodo. Più soleggiate le restanti regioni. Sarà prevista nei prossimi giorni una maggiore stabilità sull'Italia. Scopritelo controllando naturalmente sempre gli aggiornamenti sul nostro sito e sulle nostre applicazioni per cellulari. Noi di ilmeteo.it non vi abbandoniamo mai. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 28 luglio, si ricordano i santi Nazario e Celso. Il nome Nazario deriva dal tardo latino Nazarius, che significa proveniente da Nazareth, mentre Celso deriva dal latino Celsus, alto, elevato. Dice il proverbio: se il vento viene dal mare, stendi i panni ad asciugare. Sono nati oggi Jacqueline Kennedy, Riccardo Muti, Luca Barbareschi. Il 28 luglio è il giorno della morte di due grandi della musica classica. Nel 1741 muore Antonio Vivaldi e nel 1750 Bach. In questo giorno del 1904 viene inaugurato a Roma il Tempio Maggiore, la sinagoga ancora oggi centro religioso del culto ebraico nella capitale. Infine, il 28 luglio 1976, la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. William Durant ha detto: dimentica gli errori del passato, dimentica i fallimenti, dimentica tutto eccetto ciò che devi fare ora e fallo. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Ben trovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Lunedì 28 luglio. Ariete, portentoso il trigono Luna-Urano. Giornata perfetta per voltare pagina in amore, chiudendo con una persona dalle intenzioni poco chiare. Il cuore è strattonato tra passato e futuro, ma sapete di valere e di meritare il meglio. Via i rimpianti. Toro, la luna in orbita fastidiosa vi dà del filo da torcere, rendendovi instabili e irrequieti. Per non smarrire la bussola, appellatevi all'innato buonsenso. Oggetti a cui tenete si nascondono per il semplice gusto di farvi un dispetto? Troppe paranoie. Gemelli, meglio di così non potreste iniziare la settimana. Coccolatissimi dai sestili di Luna e Urano, risolvete con un colpo di genio questioni complicate. Il settore lavorativo va a meraviglia. Nuovi ingaggi per chi è senza, buone opportunità per gli occupati. Cancro, qualche rimpianto per una persona che voi stessi avete allontanato o semplicemente per il primo bacio, il primo abbraccio, per quello che eravate. L'impazienza è un modus operandi un po' caotico e dispersivo. Potrebbero andare a discapito del risultato. Leone, a giudicare dalla quadratura di Saturno alla Luna, la giornata sembra candidata all'insuccesso e invece interviene Urano che ribalta la vostra visuale.
tutti vi vogliono bene, solo che voi, troppo presi a rimuginare i torti subiti, non ve ne accorgete. Vergine, dinamici, ispirati e comunicativi, avete tutte le ragioni per sentirvi al sicuro e per buttare nel dimenticatoio perplessità e problemi. Novità, incontri e occasioni. Fascino e rialzo grazie al look e al sorriso smagliante che vi rende irresistibili. Bilancia, la giornata ideale per chi come voi ha bisogno di contatti, di comunicazioni e di condividere con gli altri interessi di alta levatura. Vi verranno offerte belle occasioni per fare un tuffo salutare fuori dalla routine e per conoscenze speciali. Scorpione, la luna in leone alimenta l'ambizione, tuttavia non è il caso di fare un passo troppo lungo, magari soltanto per dimostrare di cosa siete capaci. Spese esagerate per le vacanze, un viaggio che oltretutto potrebbero non avere la riuscita desiderata. Sagittario, complice la luna in leone, siete pronti per imprese coraggiose. Un viaggio avventuroso, un affare con l'estero, una dichiarazione amorosa. Aiuti e consensi in società, grinta indispensabile per arraffare quanto di meglio la giornata può offrirvi. Capricorno, difficoltosa la giornata per l'amore. Se avete un segreto, più che sulla buona sorte, puntate sulla prudenza. Il partner ha un fiuto da segugio. Beccati con le mani nel barattolo della marmellata? In due secondi dovete trovare una scusa plausibile. Acquario, come di consueto, la luna in leone vi crea una serie di intoppi, specialmente se avete impegni mondani e morite dalla voglia di farvi notare. Gesti azzardati, impennate d'orgoglio ingiustificate, costrizioni e vincoli difficili da accettare. Pesci, è la stagione dell'amore. Siete in ottima forma psicofisica per godervi le vacanze, le nuove amicizie e i flirt nati sul bagnasciuga. Un sapore dolce e amaro ricordare un ex perduto per vari motivi, ma con il trascorrere del tempo l'immagine sbiadisce.